Eccoci, allora buongiorno a tutti. Mi chiamo Marianna, lavoro in albergo all'Hotel Universo di Lucca e oggi ci troviamo qua perché vi voglio raccontare qual è stata la mia esperienza nell'utilizzo dei social network nel mondo del turismo, però vedremo anche degli esempi che non sono strettamente legati al mondo del turismo, visto che tra di voi c'è anche chi lavora in altri settori e in altri ambiti. La prima cosa che mi sono chiesta io quando ho iniziato a lavorare con i social network, mi sono un po' appassionata a questo mondo, è stata questa, cioè chiedermi qual era l'obiettivo dell'utilizzo di queste nuove piattaforme. Quando ho iniziato io c'era Facebook in pratica, c'era Twitter, non c'erano ancora tutta quella grande mare magnum di social network con il quale oggi vi trovate voi tutti insieme a dover lavorare. Quindi la prima domanda che una persona si deve fare quando si avvicina a questo tipo di piattaforme è: che cosa voglio ottenere? No? Voglio fare soldi? Aia. Voglio comunicare con qualcuno? Qual è il messaggio che io voglio comunicare? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che non è più una questione di ci devo essere o non ci devo essere. No? Oppure posso o non posso esserci? La risposta è semplicemente una, cioè ci devo essere in un modo o nell'altro, nel modo che più si confà al mio modo di lavorare, alla mia azienda, al messaggio che voglio dare, però ci devo essere. Perché ci devo essere? Perché comunque oggi tutti sono su queste piattaforme. L'online e l'offline non possiamo più considerarli due mondi separati. I nostri clienti sono già là. Questo è quello che succede in 60 secondi sulle maggiori piattaforme di social network. Ogni 60 secondi 100 e più persone si registrano su LinkedIn. Ogni 60 secondi ci sono 13.000 e passa pezzi di musica su Pandora, migliaia di tweet e via discorrendo. Insomma, questi sono tanto soltanto numeri, no? Quindi, la vera risposta che vi dovete dare è in che modo io voglio lavorare su queste piattaforme. I numeri li vediamo un po' velocemente. Questi sono i numeri degli utenti attivi, quindi non degli utenti effettivamente iscritti sulle piattaforme, perché sapete che c'è una differenza fra chi apre un profilo e chi poi veramente lo utilizza ogni giorno per la propria azienda o personalmente. Ad esempio, Facebook ha più, cioè, 1 milione di iscritti, in questo caso sono 693.000 e passa, e briciole di utenti che effettivamente lo usano tutti i giorni. Questo è nel mondo, in Italia i numeri sono questi, circa 24 milioni. Perché ci diamo qualche numero e anche qualche dato anagrafico, diciamo, di età e di sesso? Perché comunque questi sono dati che poi ci sono utili e ci serviranno per capire quale tipo di strategia dobbiamo adottare noi. Se noi abbiamo un hotel che ha un certo tipo di clientela e quindi abbiamo fatto anche una sorta di segmentazione di questa clientela, no? Abbiamo capito che età hanno i nostri clienti, da dove provengono, che cosa vogliono. A quel punto, sapendo quali tipi di utenti ci sono su quali piattaforme, possiamo anche scegliere qual è quella più adatta a noi, no? Dove si incontrano quindi su queste piattaforme, oltre che su Facebook, dove i numeri sono effettivamente quelli un pochino più alti, su Google Plus. Google Plus ha avuto una crescita notevole negli ultimi tempi, nonostante gli utenti attivi siano un pochino ancora restii a, no? Il numero degli utenti a crescere. La stessa cosa, Twitter è un pochino diminuito, mentre salgono delle piattaforme che sono quelle un pochino più di nicchia. Oggi vedremo Pinterest, oppure Tumblr, che è una piattaforma di blogging, che sono un pochino meno conosciute, però ultimamente vengono usate molto. Mi veniva in mente prima la domanda che mi facevi tu. Tumblr, ad esempio, è utilizzato molto anche per promuovere opere d'arte o artisti non conosciuti che vogliono promuovere, no, le proprie creazioni. Tumblr, ad esempio, è una di quelle piattaforme che potrei consigliare per questo tipo di cose. Questi numeri cosa ci dicono? Ci dicono che Facebook sta continuando a crescere,
ovviamente no, percentuali e numeri cambiano ogni giorno, anzi ogni secondo. Aspetta però, perché mi hanno, devo darti il microfono, se no non si sente la domanda. ecco. Che meno male conosciamo tutte sì. le piattaforme, che cosa, però per esempio Google Plus, io non capisco ancora per che cosa devo usare. Mi sono iscritta, inizio a cercare di capire. Fai parte degli utenti un Twitter, po' nascosti. Pinterest, l'altro, meno male, però Google Plus no. Ancora niente, dopo lo vediamo. Sì, sì, facciamo un breve excursus, anche, no breve, insomma, guardiamo anche quello. E, è molto completo, come infatti sta, ha sorpassato anche negli ultimi tempi un pochino Twitter, rispetto, come a livello di utenti attivi. Google Plus infatti diventa il secondo social network a livello di utenti, perché? Perché è più completo rispetto magari a Twitter, no? Che ci consente solo di utilizzare 140 caratteri, insomma. E LinkedIn uguale, anche lui sta crescendo, è un social network legato prevalentemente al mondo business, quindi per gli scambi, quelli che si chiamano B2B, no? Soprattutto anche per gli imprenditori, per persone che lavorano, per inserire online il proprio curriculum e farsi conoscere, quindi per fare branding, so che ne avete parlato, sì, esatto. Twitter, come vi dicevo, perde un po' di utenza attiva a favore di altri social network, Facebook in primis, ma anche Google Plus, che sono appunto un pochino più completi, e crescono gli altri un pochino più piccoli come Tumblr e Pinterest. Ora, queste sono piattaforme dove si fa anche del business, quindi noi quando ci avviciniamo a questo tipo di piattaforme ci dobbiamo anche chiedere, siamo disposti a investire su queste piattaforme? Siamo disposti a mettere non soltanto anche una, no, parte economica della nostra azienda o personale per utilizzare queste piattaforme, ma anche del tempo soprattutto? Inizialmente molto tempo per capire come funzionano, per capirne le dinamiche. Questa è una, così, una curiosità, diciamo, di riguardo a marketing manager che hanno risposto a questa domanda. In cosa investirete nei prossimi anni maggiormente a livello di promozione sul web e a livello di marketing? Quale sarà il vostro budget? 7 su 10 hanno risposto che prevedono di incrementare la loro presenza e il loro budget sui social network. Mentre in generale rimarrà invariato la quota che verrà dedicata al marketing online. Ora lo vediamo, non ci sono soltanto i social network, il web è un oceano di possibilità sulle quali si può investire. Cresceranno ovviamente anche tutte quelle attività che richiedono un impegno finanziario, un impegno economico, no? Come l'advertising sui social network. Queste sono tutte realtà che, no, i professionisti, diciamo, del settore hanno intenzione di attuare. E perché? Perché comunque nel corso degli ultimi anni il budget che è stato dedicato alla promozione su altre piattaforme, sui media tradizionali, no? Quindi quotidiani, giornali di carta, è sceso vertiginosamente, quindi si sta piano piano, no? Dirottando, no? Il budget il budget del marketing online su queste piattaforme. È una notizia anche degli ultimi tempi, degli ultimi giorni, che anche grandi media come ad esempio il New York Times o altri si stanno addirittura obbligando proprio i giornalisti a dedicarsi a queste piattaforme, lasciando un po' il giornalismo tradizionale, insomma, perché qui sono le notizie, anche per una questione di immediatezza, di possibilità di reperire le informazioni si dice in tempo reale, poi, no? Quindi sono tutte, non si vede molto bene, qua è un po' scura, sono tutte, scusami, per la, perché sennò, forse,
racconto. Sì, comunque è la crescita, questi sono dei diagrammi che vi possono far vedere la crescita della spesa, no? Della previsione di spesa appunto sui social network. Si vede un pochino, ovviamente non si vede tutto bene, ma insomma si vedono i diagrammi, no? Quindi si capisce qual è la crescita. Ma soprattutto il dato interessante è questo: quanti utenti di social media si indirizzano proprio sui social network e si fanno per prendere decisioni riguardo ai loro acquisti. Non soltanto per prendere delle decisioni, ma anche poi per acquistare. Quindi è vero che magari non si può parlare di una prenotazione o di un acquisto diretto su un social, ma comunque la decisione viene presa lì, no? Quindi comunque esserci significa far conoscere anche il proprio brand e quindi, no, propiziare un eventuale acquisto. Nel nostro caso ovviamente è il nostro booking engine, no? Sul sito di un albergo, dove si effettua la prenotazione. Un e-commerce può essere considerato, no, dove si acquista un paio di scarpe, ma dove si acquista anche una vacanza, no? Quindi un booking online. Che cosa si aspettano i consumatori quando arrivano su queste piattaforme? Il significato del like, no? Quando una persona arriva sulla nostra pagina, sul nostro profilo, no? E apprezza il nostro contenuto attraverso questo strumento, può essere like su Facebook, come può essere il più uno su Google Plus e via discorrendo, si aspetta che si aspetta di trovare dei contenuti che magari non avrebbe trovato su altre piattaforme. Si aspetta una conversazione riguardo alla destinazione che sta scegliendo nell'ambito del turismo. Si aspetta di trovare delle promozioni, no? Che magari non potrebbe trovare in altre parti, perché comunque direttamente o indirettamente ci sta dando la sua approvazione. Indirettamente ci sta dicendo attraverso il like che apprezza la nostra azienda. Quindi si aspetta, anche se non chiaramente, un riconoscimento per questo, no? O comunque si aspetta di trovare delle informazioni che in altre aree potrebbe non trovare. E quindi ovviamente anche degli sconti, comunque promozioni in generale. Quindi il viaggio, o comunque la procedura di acquisto, se non vogliamo parlare di turismo, è cambiato. Si va sempre di più verso la personalizzazione dell'esperienza su queste piattaforme. Perché quando io vado mi aspetto di trovare qualcosa che sia adatto a me, costruito su di me. Perché altrimenti io andrei a cercare, no? un certo contenuto? Se posso trovarlo su un catalogo, che sono quelli fatti, no? Nello stesso modo per tutti quanti, lo trovo io, lo trovi tu, lo trova lui, tutti quanti troviamo le stesse informazioni. Quindi se io vado su una piattaforma dinamica è perché mi aspetto di potermelo costruire e quindi dall'altra parte mi aspetto un dialogo, una conversazione per poter riuscire a costruirmi questo tipo di viaggio, questo tipo di acquisto. Quindi ci permettono appunto di cambiare velocemente anche idea, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo, noi che facciamo business su queste piattaforme, tenere ben presente. Quindi, come vi dicevo prima, non è più una questione di ci devo essere o non ci devo essere, ma come ci devo essere, come devo affrontare e rapportarmi a queste realtà. Una volta era molto costoso fare un sito, qualche anno fa. Quindi anche una piccola realtà che magari non avesse avuto a disposizione un budget per poterlo fare avrebbe avuto, cioè aveva difficoltà. Oggi vi prego però di non considerare che un sito può essere fatto a 50 euro da vostro cugino, perché no. Fare un sito è una cosa seria, il sito vi rappresenta, quindi lo potete anche far fare da vostro cugino, però se il vostro cugino è una persona professionale che sa quello che sta facendo, perché altrimenti non fate altro che nuocere sia a voi che alla vostra azienda.
con tutto il rispetto per il vostro cugino, ovviamente sicuramente è simpaticissimo, però il vostro sito vi permette di lavorare, vi permette di arrivare sul web, di rappresentarvi, soprattutto senza alcun tipo di intermediario. Chi di voi lavora nel turismo? Quindi conoscete, no, le agenzie online che vi prendono delle commissioni per le prenotazioni, no? Ecco, ci sarebbe da aprire un discorso su questo, ma va bene. No, vanno, diciamo che ci può essere una sorta di intermediazione intelligente anche riguardo a quelle piattaforme. Comunque in generale si parla di disintermediazione, anche se può sembrare anche un po' una chimera, no? Perché adesso è difficile non lavorare senza quel tipo di strumenti. Però in generale avere la possibilità di entrare in contatto direttamente con i nostri clienti ci permette di, no, di bypassare, di disintermediare la nostra azienda rispetto a questi. Parliamo direttamente con i nostri clienti, instauriamo un rapporto con loro e quindi, no, non dobbiamo più pagare commissioni o altro a dei soggetti terzi. La prima cosa che però vi dovete ricordare quando vi avvicinate a questo tipo di piattaforme è che bisogna essere onesti. Una volta si stampavano fior fiori di brochure, cataloghi fatti da fior fiore di fotografi professionisti che facevano sembrare la capanna dello zio Tom una masseria a 5 stelle, no? Quindi poi quando il cliente arrivava ci trovava la bella sorpresa. Ma non soltanto. Non so se conoscete un sito di prenotazione, anche di prenotazione, comunque un metamotore, che si chiama Oyster. Questa è una foto di una struttura dove si vede questo bel ragazzo surfista che esce da quella che si presuppone essere una bella piscina. Cioè, insomma, c'ha la tavola da surf, quindi si presuppone, insomma, che sia di una grandezza, insomma, quantomeno adatta a una tavola da surf. Questo sito fa vedere le foto delle aziende comparate, si chiama Oyster, comparate con le foto dei clienti. Oyster, Oyster, comparate con le foto dei clienti. E ora vi faccio vedere la foto del cliente. Questa è la piscina dalla quale è uscito lui. È praticamente una vasca per due. Ora, ecco, questo è sicuramente una procedura da evitare, no? Quando ci avviciniamo ai social network. Questo, come tante altre, insomma, fior fior di camere, no? di foto di grandi giardini, quando invece è una veranda in mezzo a un distributore di benzina. Insomma, ecco, cerchiamo di evitarlo. Paga sempre l'onestà. Addirittura possiamo anche andare oltre. Se noi abbiamo, io parlo dell'albergo ovviamente, però se abbiamo delle camere un po' più bruttine, come è normale che succeda in qualsiasi struttura, no? Se abbiamo, mi viene in mente, per andare su altri generi, una sala di un estetista dove quella è un po' più bellina e quell'altra meno, valutiamo la possibilità di promuoverci in maniera differente, no? Io ho le camere più belle e ho le camere senza fronzoli, dove magari puoi dormire ad un prezzo minore, però ti devi aspettare una camera un pochino meno, no? Meno lussuosa o comunque meno non ristrutturata. Questo ci dà la possibilità di fare anche questo, quindi di vendere anche quello che magari non avremmo venduto in altre occasioni. Quando arriviamo, sentivo un po' prima, abbiamo fatto due chiacchiere, mi dicevano, ma io insomma il web non ci credo tanto, l'internet non ci credo tanto, social network, sì, uso Facebook magari per a livello personale. Ci sono diverse obiezioni che vengono poste giustamente, no? Quando arriviamo, quando dobbiamo capire se i social network effettivamente possono essere utili per noi oppure no. E la prima obiezione che viene fatta è questa: io, i miei clienti sui social non ci vanno, non gliene importa niente, non sono social, a loro non interessa andare su queste piattaforme, quindi non ci vado neanche io.
Conoscete il Clue Train Manifesto? Manifesto che è composto da 95 tesi che parlano di, dell'impatto che ha avuto il web sul rapporto fra azienda e consumatore. La frase più conosciuta e più famosa è: i mercati sono conversazioni, che si diceva che bisogna essere onesti. Il internet ha fatto cambiare completamente il rapporto che c'è fra le aziende e il pubblico, il consumatore, perché il consumatore adesso si sente più coinvolto. Il consumatore sa che può andare a dialogare direttamente con l'azienda, sa che può chiedere e può anche pretendere, sa che c'è un filo diretto, un canale diretto aperto, no? Una volta era difficile, cosa si doveva fare? Una telefonata, stare in linea per delle ore, mandare un fax, no? Adesso, sì, aspettare la risposta, adesso è immediato, posso mandare un tweet, mi rispondono subito, quelli che lavorano bene ovviamente, posso scrivere un post su una pagina di Facebook. Quindi il rapporto veramente è umano, ci sono delle persone dall'altra parte che mi rispondono e mi possono rispondere in tempo reale e mi possono anche aiutare. E quindi questo, da un lato, fa sentire il consumatore più potente, dall'altro l'azienda meno, perché sento un po' di aver perso il controllo. In realtà, poi vedremo, queste piattaforme ci permettono di riprenderlo questo controllo, di ricominciare a dialogare con i nostri clienti, perché un po' si era perso. Ad esempio, tante volte mi dico: ma io sto in portineria, parlo con i clienti, e a me di andare a scrivere un post su Facebook non mi riesce. L'ho detto proprio toscano, a me non mi riesce. E dico: ma scusami, ma tu quando sei in portineria cosa fai? Non parli col tuo cliente? Se ti arriva e ti fa una lamentela e ti espone un problema, non cerchi di risolverlo? La stessa cosa succede qua. Tanto che qua la possibilità che avete in più è che vi vedono tutti. Quindi se voi vi comportate bene, non soltanto il vostro cliente, quello a cui avete risolto il problema, sarà contento, ma anche altri vedranno che voi ci tenete, no? Tenete ai vostri clienti e alla possibilità di poter risolvere i loro problemi. E questo è fondamentale, è la cosa più importante. La seconda obiezione che viene posta è che non abbiamo soldi, non abbiamo tempo, il nostro tempo è denaro, dobbiamo stare al pezzo, dobbiamo lavorare. Io ho un lavoro, non posso mica mettermi a fare i tweet. Sì, divertiti te, vai a postare su Facebook. La stessa cosa di prima, non avete tempo per i vostri clienti? Perché i vostri clienti sono lì. La maggior parte della popolazione mondiale oggi è lì. Chi meno e chi più? Chi direttamente perché li usa e chi indirettamente, come ad esempio mia mamma che mi chiede: mi vai a vedere quello? Quindi comunque anche lei indirettamente è utente di social network, no? Perché magari non ha la dimestichezza, però è curiosa, è interessata, lo vuole vedere, no? Quindi comunque ci sono e le informazioni lì vengono richieste. La terza obiezione qual è? È che ho paura che andando a espormi su queste piattaforme queste piattaforme possano nuocermi, possa averne, no, un danno invece che una no? Una, sì. Probabilmente i vostri clienti sono già là, anzi sicuramente, e probabilmente stanno anche parlando male di voi in alcune occasioni. Quindi sarà bene che corriate invece a vedere cosa si sta dicendo di voi su queste piattaforme per cercare di risolverli da prima questi problemi, perché ci sono già. La prima cosa che si può fare è andare a cercare proprio le conversazioni che si stanno già facendo riguardo alla vostra azienda, riguardo al vostro brand sui social, per capire chi sta già parlando di voi. Gli strumenti ci sono, poi li vediamo. Perché non bisogna aver paura, che l'onestà comunque paga. Quando noi riusciamo offline a
lasciare un buon ricordo, no? Nei nostri clienti, che siano clienti turistici o che siano clienti di un'azienda, non importa, e noi abbiamo già fatto metà del nostro piano di marketing. Poi dopo il resto è più facile, si tratta di continuare la conversazione con lui, ma è il cliente felice che ci fa da ambasciatore. Sarà lui che porterà avanti ancora di più il nostro messaggio. Perché sui social funziona così, ma come funzionava così anche prima. Quando io stavo bene, ho fatto una vacanza, torno dalla Puglia, sono stata benissimo, ho mangiato in quel posto, ho trattato bene, ho speso poco, no? C'era il sole, il mare bello, pulito. E tornavo e lo dicevo ai miei amici. A quanti lo potevo dire? A casa mia, alla mia famiglia, a una cerchia di amici comunque ristretta. E adesso il passaparola diventa mondiale, quindi cavalchiamo questo tipo di meccanismo, cerchiamo di, no, essere, di lavorare sempre meglio, perché tanto si basa sempre tutto su quello. Cioè, è inutile che pretendiamo di andare su Facebook o su altri social network e non curare la nostra struttura, la nostra azienda offline. Questo levatevelo dalla testa, perché se avete le crepe nei muri è inutile che mi facciate vedere una bella foto, perché tanto quando arrivo io trovo la crepa nei muri e su social dirò che voi avete le crepe nei muri. Su questo non ci piove. Cosa fa un cliente quando sta male? Ci massacra. Scrive. Nella maggior parte dei casi. È vero che ci sono tanti siti di recensione che dicono la maggior parte delle recensioni sono positive. E sì, però quando mi sono beccata quella negativa la vedo. Quindi saranno anche tutte le altre positive. Però intanto quella me la sono beccata. Però è anche bene, perché comunque imparo qualcosa di nuovo sulla mia struttura. Magari posso decidere quel budget di prima di dedicarlo ad alcune cose piuttosto che ad altre. E me lo fa lui il lavoro. Mi dice lui quali sono le cose che non vanno. Studiando quello che i clienti dicono, sia quelli che sono stati bene che quelli che sono stati male. Soprattutto di solito quelli che sono stati male. Quando vi è passato l'attacco di bile, ovviamente, dopo aver letto tutte le recensioni, dopo potete anche agire. Cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo reagire. Dobbiamo fare in modo che questo cliente insoddisfatto, anche online, torni ad essere un cliente soddisfatto. Dimmi. Anche se penso che prima che un cliente diventi insoddisfatto online, bisognerebbe avere quel rapporto umano quando è lì per cercare di evitare che diventi un cliente insoddisfatto online, ma che si discuta il problema durante la vacanza in modo che lui faccia una vacanza migliore e noi magari abbiamo un risultato migliore anche da questo punto di vista. Certo, sì sì. Assolutamente, quello che dicevo, è l'offline, la prima azione di vero marketing che dobbiamo fare è quella offline, è quella in struttura, quella quando abbiamo il cliente davanti, è lì che lo possiamo risolvere il problema. E a volte non ci riusciamo, a volte il cliente non ce lo dice, perché magari va via... Sì. Capita, non sempre, ma capita, sì. Soprattutto se è una struttura di una dimensione un pochino più piccola, è probabile che tu abbia un rapporto effettivamente diretto tutti i momenti della giornata col tuo cliente. Io ad esempio la struttura che io gestisco ha 55 camere e a volte ti scappano, sì, a volte ti scappano. L'importante però è risolverlo anche dopo, no? Perché poi, ora... Diciamo che abbiamo dato per assunto che dobbiamo comportarci bene offline. Diciamo che il cliente ci è scappato, non ce ne siamo accorti, perché purtroppo capita, e abbiamo ricevuto una recensione negativa. Dopo il famoso attacco di bile e aver contato fino a 10 prima di rispondere, dobbiamo cercare di trovare una formula che ci aiuti a trasmettere quale messaggio. Che effettivamente siamo dispiaciuti perché... quel cliente è andato via e non siamo riusciti a risolvere il problema. E questa è una cosa che paga. Tempo fa mi è arrivata una mail da una cliente, ve la faccio vedere, non so se si legge, da una cliente americana, a parte tutta la mail lunga, vi ho evidenziato la parte interessante, che dice
sono rimasta impressionata dal modo estremamente gentile con il quale avete risposto alle recensioni su TripAdvisor in questo caso. Non importa se il commento, la risposta fosse maleducata, non educata, eccetera, ma tutte le vostre risposte sono state gentili, anche nei confronti di accuse, no? Di aver lavorato male. Questo è quello che io cerco in un hotel. Cerco un rapporto con le persone, quindi paga, no? Alla fine comportarsi bene. E paga perché poi comunque questa signora ha lasciato altre recensioni, è venuta in hotel, lei non lo conosceva l'albergo, ha scelto di venire perché ha letto le recensioni dell'albergo, che non erano e non sono tuttora tutte positive. Infatti io non dico che dobbiamo avere necessariamente un albergo 5 stelle tutto nuovo per poter lavorare bene, ci sono anche le pecche. La mia struttura ad esempio è una struttura del 1800, ha voglia di crepe nei muri, però no, lavorando piano piano, lavorando bene, lavorando anche su queste cose, si riesce comunque a intercettare, no, a trattare bene, a intercettare della clientela. Non ascoltare ci può portare molti problemi, non ascoltare i nostri clienti. Ora vi faccio vedere questo video, che è il primo di una lunga serie che vi propinerò oggi, dove un musicista, non so se qualcuno di voi lo conosce, ha un video di qualche anno, di 2 o 3 anni fa, ma è molto significativo. Lui ha fatto un viaggio con la United Airlines e aveva la sua chitarra, una chitarra che costava comunque sui $1,500. E aveva chiesto di poter, che questa chitarra fosse trattata in un certo modo, perché ovviamente aveva un determinato valore. E trattando con il commerciale, col servizio cliente della United, non ha mai trovato assolutamente cortesia e ospitalità. Anzi, gli hanno rotto la chitarra. Anche dopo, nel momento in cui ha detto mi avete rotto la chitarra, adesso cosa avete intenzione di fare? Datemi almeno quantomeno un risarcimento. E anche lì ha trovato soltanto telefoni sbattuti in faccia. Allora vi faccio vedere in che modo lui ha risposto a questo tipo di comportamento. Se si vede. United Airlines on my way to Nebraska. Plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. United, United, you broke my Taylor guitar. United, avrei dovuto volare con qualcun altro. Cause United breaks guitar. La United rompe le chitarre. When we landed in Nebraska, I confirmed what I suspected. My Taylor been the victim of a vicious act of malice at O'Hare. So began a year-long saga of pass the buck, don't ask me, and I'm sorry, sir, your claim can go nowhere. So do all the airlines people from New York to New Delhi, including kind Miss Earlwig, who says the final word for them is niente, ci ho provato più di una volta, nulla. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude of yours I
say you must go. United, you broke my Taylor guitar. Cause United breaks guitars. Well, I won't say that I'll never fly with you again. Cause maybe to save the world I probably would, but that won't likely happen. And if it did, I wouldn't bring my luggage. Cause you'd just go and break it into a thousand pieces, just like you broke my heart. When United breaks guitars, United, you broke my Taylor guitar. United, United, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. Should have flown with someone else or gone by car. Cause United breaks guitars. Yeah, United breaks guitars. Yeah, United breaks guitars. Tra l'altro, insomma, hanno calcolato che avrebbero potuto pagargli tranquillamente i $1,500 della chitarra. Il danno che loro hanno avuto di immagine, quelle sono le visualizzazioni su YouTube di questo video, ma hanno calcolato che avrebbero potuto ricomprargli 15.000 chitarre, una roba proprio, ora per dirvi un numero. Quindi, no, sono milioni, milioni di visualizzazioni, una cosa, sì, è un video di tre anni fa, più o meno, due o tre anni fa. E questo succede a non ascoltare anche un grande brand, no? Come la United, magari a noi non succede che ci scrivano la canzone, però i risultati sono questi. Quindi cosa bisogna fare? La conoscenza è potere, quindi noi bisogna conoscere i nostri clienti, bisogna ascoltarli, bisogna sapere quali sono, qual è il target, no, della nostra, del nostro business, perché quello è, no, quello che poi facciamo. Quindi andiamo a crearci una sorta di studio, di cartella, diciamo, dove raccogliamo le informazioni dei nostri clienti o dei nostri potenziali clienti, anche di quelli che vorremmo, perché non soltanto magari possiamo iniziare una strategia, ma possiamo anche volerla modificare, una strategia di marketing. Quindi dobbiamo capire a chi ci rivolgiamo, da dove vengono, chi sono, se hanno figli, se non hanno figli, se sono single, che orientamento sessuale hanno, anche quello significa. Il turismo gay è un turismo che sta, che è cresciuto tantissimo, e anzi è un turismo che ha, la possibilità, ha una possibilità di spesa diversa rispetto magari a una famiglia. Quindi la cosa importante è studiare un momento. Come possiamo farlo questo studio? Possiamo andare anche a capire come sono arrivati questi clienti da noi. Possiamo anche andare a creare una sorta di anello, circolo virtuoso con le altre attività che esistono nella nostra zona, no? Non soltanto nel nostro negozio, no? Nel nostro piccolo, nella nostra realtà, ma anche fuori. Nell'ambito turistico, le cose più, gli argomenti che più vengono richiesti, dove possiamo andare la sera, dove possiamo andare a cena. Quindi tutte queste informazioni ci servono anche poi per capire quale tipo di messaggio e quale tipo di contenuto vogliamo poi promuovere online. Se i miei clienti sono molto interessati ai concerti, alla musica,
allora magari posso decidere di creare una sezione dove... Sì. Io la seguo, no, lui fa riferimento a una recensione su TripAdvisor dove un cliente ha detto: sono arrivato, sì, e la, dice la simpatica direttrice mi ha anche fin convinto ad andare a un concerto jazz in piazza, però ha avuto una esperienza diversa, no? Perché non lo sapeva che c'era, e quindi no, il suo soggiorno a Lucca ha avuto quel qualcosa in più che gli ha lasciato un bel ricordo e una buona recensione che non guasta mai, no? Questi tipi di informazioni dove le possiamo andare a reperire? Non soltanto offline ma anche online. Possiamo fare una ricerca sul web, possiamo andare a cercare di cosa parlano le persone riguardo alla nostra destinazione. E quale miglior piattaforma se non i forum? C'è un mondo sui forum, ma non soltanto sui forum turistici. Ci sono anche sui forum di tecnologia, dove le persone si scambiano idee, si scambiano opinioni sui prodotti, come sulle destinazioni. In questo caso è un forum di TripAdvisor, dove si parla di Lecce, dove ci sono gli utenti che parlano di Lecce. Questa è una cosa che ha capito TripAdvisor, dovremmo capirlo anche noi. Perché esistono? Perché esistono le famose stelline? Perché più tu contribuisci e più diventi esperto di quella destinazione. No? E quindi hai anche un riconoscimento. Perché non potremmo diventarlo noi e fare in modo che le persone arrivino nella nostra destinazione sapendo che siamo noi le persone più esperte di quella destinazione? O più esperte di quel prodotto? Magari io sono un rivenditore di telefoni e mi intendo di quello. Parlo di quello. In questo caso si parla di vacanze nel Salento, di happy hour a Lecce, quindi se io ho un bar perché non posso inserirmi in queste conversazioni e fare in modo di portare, no, le persone nella mia attività? Mare, bambini, insomma ci sono, no, tanti argomenti, ma non soltanto questo. Questo è un altro sito di recensioni online, di review online, dove si può poi anche prenotare. Quest'estate vorrei fare una vacanza a Lecce, chi è che mi dà dei suggerimenti? Magari posso andare io a dargli un suggerimento, no? E cercare di intercettare quel tipo di cliente. Dici, quello che hai sentito sul Salento è proprio vero, è la piccola Firenze. Me lo confermate? Ci prova. No, beh. Ci prova bene, dai. Ci prova decisamente bene. Firenze è la grande Lecce. Va bene, va bene. Ma senti, sono lucchese, quindi lo posso dire. Quindi se non si sa, si può venire a sapere, no? Quindi sono informazioni che, vedi, quello che hai sentito dire è giusto, è bene, ci sono stato due estati, ci ho soggiornato, ci sono stato bene e divento ambasciatore di quel luogo e lo promuovo. Expedia. Lo conoscete sicuramente, anche qui c'è una parte dedicata ai suggerimenti delle attrazioni, ai suggerimenti degli altri utenti. La stessa cosa qui, Late Rooms, qui addirittura ci sono delle vere e proprie guide turistiche, dove ci sono anche dei diciamo, posti lasciati vuoti. In questo caso Lecce ad esempio non c'è. Quindi potrebbe anche essere, no, un'idea per promuoversi, inserirsi in queste conversazioni e fare in modo di far conoscere la nostra destinazione. Ma diciamo la piattaforma dove si possono trovare probabilmente il maggior numero di informazioni è sicuramente Google, quindi i motori di ricerca in generale. Qui ci sono... migliaia, non voglio esagerare, di blog dove si parla delle destinazioni. Anche qui possiamo andare a reperire informazioni e a capire cosa si dice della nostra destinazione. Siamo sempre nella fase di ascolto qui, che è la fase più importante quando ci si avvicina a una strategia di social network, anche se sembra che io stia andando fuori argomento. Siamo sempre nella fase di ascolto.
anche in questo caso possiamo capire chi è che sta parlando della nostra destinazione, capire cosa si sta dicendo. Magari si stanno dicendo cose che non sono vere o che non rispecchiano la realtà. E quindi noi possiamo andare a confutarle o a confermarle. In questo caso la ricerca su Google è una delle prime cose che io farei. Soprattutto nei blog dove ci sono, no, persone, anche individui che parlano delle loro esperienze. Perché la vacanza comunque è cambiata molto negli ultimi anni. Prima parlavamo di personalizzazione. Una delle, diciamo delle, dei concetti, degli argomenti più utilizzati nel marketing è quello della metafora dell'imbuto. La conoscete? Avete già magari sentito parlare? Dove, anche qui non si vede molto bene, la prima parte, non c'è scritto, c'è scritto consapevolezza. Quindi conosco la destinazione, mi vado a informare. Tra tante destinazioni fra le quali posso scegliere, ne scelgo una, fra tutte quelle che, che ho analizzato, diciamo. Successivamente decido di partire, decido di andare in quella destinazione, acquisto la mia vacanza, la faccio, quindi vivo la mia vacanza, torno a casa e cosa faccio? La giudico, quindi scrivo riguardo a quella vacanza. In questo caso però, quando noi ci avviciniamo a questo tipo di piattaforme, riusciamo, no, in qualche modo, inserendoci in quest'ultimo passaggio, a creare un anello invece che un imbuto, no? E quindi alla fine riesco, inserendomi in questo tipo di conversazioni, a fare in modo che l'ultimo passaggio torni nuovamente all'acquisto e che quindi quella persona, dopo aver giudicato la mia struttura, la mia vacanza, quello che io gli ho offerto, decida poi di tornare indietro e quindi di ritornare, quindi di riacquistare nuovamente la vacanza. Quindi diventa un cerchio, no? L'imbuto non si chiude, non finisce col giudizio della mia vacanza magari a casa raccontandolo alla famiglia, ma riesco a farlo ritornare. Quindi una volta che io ho capito qual è il mio obiettivo, quali sono i miei obiettivi avvicinandomi ai social network, posso cercare di farmi un'idea di tutti quelli che sono gli strumenti che io posso utilizzare in una strategia di marketing. Il primo, se ne parlava prima, è il sito web dell'albergo, il sito web della mia attività. In generale il sito rappresenta quello che noi siamo, ma abbiamo visto, l'ascolto inizia sui motori di ricerca, quindi anche il motore di ricerca può essere uno strumento di marketing, non soltanto i social network. L'advertising online, quindi dedicare una parte economica, finanziaria del mio budget all'advertising, l'email marketing, ora queste sono cose che vi accenno ma non sono cose che vedremo poi ora, siti di partner e infine i social network, i social media, che sono quelli che appunto interessano a noi. Quindi fanno tutte parte di una strategia di marketing online e quindi anche i social network sono, diciamo, uno degli anelli della catena. Non possiamo pensare di fare social media marketing senza avere comunque un'idea, un'infarinatura di quello che è il web in generale, perché altrimenti rischiamo di sbagliare la nostra strategia, rischiamo di non capire dove stiamo andando. Le strategie che noi facciamo sui social network ci devono riportare in qualche modo a noi, siamo online, arrivano al nostro sito, dove noi abbiamo il booking engine, dove noi vendiamo, il nostro sito può essere uno strumento di vendita. Come quando il passaparola fuori porta le persone al nostro negozio, al nostro albergo, alla nostra destinazione, nello stesso modo il passaparola online può portare le persone al nostro sito, dove noi possiamo essere tanto bravi da poterlo tenere con noi. Il nostro sito ci rappresenta, quindi dobbiamo capire bene che cosa vogliamo trasmettere quando noi creiamo il nostro sito. È la base del nostro successo.
è lo strumento principale con il quale noi comunque andiamo a comunicare la nostra identità. Questo è quello che io ho scelto quando si apre la pagina dell'Hotel Universo. Non è benvenuti all'Hotel Universo, ma è benvenuti a Lucca. Perché comunque la struttura si deve inserire nella realtà che la circonda, soprattutto quando parliamo di una commercializzazione, diciamo, di una destinazione o comunque di un albergo. Deve essere ovviamente un sito dinamico. Le vetrine ormai non servono più a niente. I siti vetrina, no? I siti statici. I nostri social network devono comunque essere integrati nel nostro sito. Quando si arriva, ci deve essere la possibilità di reperire delle informazioni, di poter capire bene dove siamo arrivati. Dobbiamo essere chiari quando creiamo il nostro sito. Quando cerchiamo e creiamo il nostro sito, è quello al quale si arriva tramite i motori di ricerca. E tramite i motori di ricerca si arriva al nostro sito. Quindi è tutto un circolo virtuoso anche qui. Questi sono i maggiori motori di ricerca che ci sono al momento e l'utilizzo che se ne fa nelle varie parti del mondo. Poi soltanto un accenno. Ma sui motori di ricerca vengono fatte il maggior numero di ricerche, notate il gioco di parole, online, dove si fanno? Si fanno da PC, da smartphone, da tablet. Ormai moltissime delle ricerche si sono spostate sul mobile. Anche quando cerchiamo un ristorante, un albergo, un negozio, ormai siamo tutti con lo smartphone e lo cerchiamo lì. Infatti il 93% delle ricerche che vengono fatte da smartphone, addirittura il 39% lo ricercano tutti i giorni, perché ormai siamo sempre in mobilità, anche quando siamo magari in ufficio o in giro, ormai ce l'abbiamo e lo facciamo con quello. Quindi comunque bisogna tenere presente anche questi tipi, diciamo, di informazioni. Ora ve lo dico così velocemente, ma non è che... mi voglio soffermare su questo. E questo cosa ci porta anche, soprattutto quando si fa dal mobile, a una grandissima personalizzazione dei risultati di ricerca. Questa è una cosa che io ho fatto ricercando Hotel Venezia, per dare un esempio, e lui mi dice: tu sei a Lucca. Io lo vedo che sei a Lucca. Quindi i risultati che lui mi restituisce sono diversi da quelli che voi potreste avere da Lecce. Quindi si va sempre di più verso la personalizzazione della ricerca, sempre di più attraverso anche questi nuovi strumenti. Sui motori di ricerca, dai motori di ricerca non vi potete esimere, no? perché comunque il primo approccio che potete avere nei confronti del marketing è proprio quello sui motori di ricerca. Tutti avete sentito parlare di SEO, quindi di ottimizzazione per i motori di ricerca. Attraverso i social network si può in qualche modo influire sul nostro posizionamento sui motori di ricerca. È un posizionamento che ci permette di non dover investire necessariamente delle cifre enormi. Lo possiamo fare inserendoci anche nella ricerca, quella che viene definita ricerca organica, quindi quella che voi vedete non colorata, bianca, sotto. Questa di destra e quella in alto è la ricerca che viene restituita a pagamento, quindi le aziende pagano per poter essere inserite nelle prime pagine, in quelle posizioni. Il SEO può essere fatto, quindi l'ottimizzazione, avere un miglior posizionamento sui motori di ricerca può essere fatto attraverso anche la ricerca, quella che abbiamo detto prima. Quindi prima la ricerca, quindi cercare il nostro nome e cercare che cosa si sta già dicendo. E poi agire per capire quali sono le informazioni che noi vogliamo in qualche modo portare avanti.
Il SEO può essere fatto in modo, diciamo, come si può dire, in modo corretto e in modo un po' meno corretto, anche se ormai insomma, quasi più nessuno lo sta facendo, quello che si chiama white hat SEO, ovvero cercare di influenzare il posizionamento sui motori di ricerca attraverso la produzione di contenuti, di buoni contenuti, che è quello che poi noi possiamo fare sui social network, e l'utilizzo appunto di keyword che riguardano la nostra azienda e la nostra attività. Se c'è qualcosa che non vi torna, fermatemi. Search Engine Optimization, ottimizzazione sui motori di ricerca. Qualche tempo fa, ora lo fanno molto meno, si cercava di influenzare il posizionamento sui motori di ricerca attraverso l'utilizzo massiccio di keyword, cioè di parole chiave all'interno dei siti. Quindi non per la bontà effettiva del sito si arrivava sui motori di ricerca, ma perché c'era una serie massiccia di parole chiave che magari non erano neanche caratteristiche di quel sito, no? Quindi si arrivava anche magari con parole chiave non pertinenti. Velocemente vi parlo di queste cose perché queste sono tutte cose che possono essere poi fatte attraverso i social network. Quindi a mio avviso è bene avere comunque un'idea, no? di quello che significa. E quindi a dove arriviamo? Arriviamo all'ottimizzazione sui motori di ricerca, quello di cui stiamo parlando adesso. Cos'è la SERP? Sono tutte parole un po' strane. Sono tutte le pagine che vengono restituite dai motori di ricerca quando noi andiamo a fare una ricerca. Quindi le pagine che ci vengono restituite come risultati. Fare marketing sui motori di ricerca significa non dover pagare, o c'è anche la parte a pagamento come vi dicevo, ma poter non pagare per essere posizionati nelle prime pagine. Quella parte, questa è una ricerca di hotel Vacanze Lecce, Hotel 3 Stelle, ora ne ho cercato uno così un po' generale, e mi restituisce ovviamente risultati a pagamento, annunci relativi, e la parte a destra, questa qua, sono quelli pagati. Il risultato, quello che viene definito risultato organico, è questo qua in basso. Quindi queste persone hanno fatto del marketing sui motori di ricerca utilizzando sistemi non a pagamento. Quindi comunque sono nelle prime pagine, nella prima pagina, perché questa è la prima pagina. Quindi utilizzando i motori di ricerca, utilizzando attraverso i social network, si può riuscire comunque ad avere un risultato senza dover avere dei grandi budget. Ora, ovviamente dipende anche dai risultati che voi volete ottenere. Io ho una struttura che ha 3 stelle a Lucca, dove non abbiamo un grande budget da poter dedicare a queste cose. Quindi, quando io ho deciso di utilizzare i social network, ho deciso di dedicarmi a queste piattaforme, dando, diciamo, come budget molto del mio tempo, e comunque è il tempo di una persona che sta lavorando su una determinata cosa. Scusa. Dimmi. Nel mondo del turismo, molto spesso i risultati che vengono dalla parte sinistra sono comunque legati a, che ne so, a tipo advisor, Expedia, anziché hotels, promotor, indirizzo, eccetera. Il display delle tue strutture su questi siti qua, c'è comunque una condizione, immagino di sì, che non si debba pagare a questi siti, che la condizione non so pagata con una tantum oppure in base alla prenotazione che viene effettuata tramite di questi, penso che la cosa sia ma TripAdvisor? Sì, o anche Hotels.com o i Dreams o Expedia. Allora, dipende, sono due cose diverse. Quello è TripAdvisor, sì, esatto. No, no. TripAdvisor dipende, allora, ci sono due possibilità di essere inseriti su TripAdvisor. La prima è quella gratuita, dove non sei tu, ma è il tuo cliente che lascia una recensione sulla tua struttura e quindi ti inserisce.
Tant'è vero che TripAdvisor non ti elimina dai risultati, perché comunque è un sito di recensione, è nato come un sito di recensione online, quindi le persone soggiornano e lasciano una recensione non soltanto sulla struttura ma anche sulla destinazione, quindi se ne trova sui ristoranti, sui bar, ci sono diverse sezioni. Poi se tu hai un'azienda e decidi che una parte del tuo budget lo vuoi dedicare a TripAdvisor e quindi a essere più presente, più visibile su questa piattaforma, puoi anche decidere di acquistare una parte a pagamento dove loro ti garantiscono una certa serie di benefit, diciamo, li chiamano loro, lungi da me fare pubblicità. No, io ho scelto di non farlo. Ho valutato quali potevano essere i costi e i benefici di quel tipo di azione e ho deciso di non farlo. Bisogna anche considerare che ci sono delle destinazioni, grandi città, dove apparire nelle prime pagine significa avere tutte le recensioni, tutti i 5 pallini, no? Tutto bene, tale. Quindi no, magari è più difficile, o comunque è più difficile intercettare i clienti. Partendo dal presupposto che bisognerebbe avere quell'obiettivo lì, no? Quindi di lavorare bene e avere tutte recensioni positive, ti danno la possibilità di inserire il sito, magari il tuo sito, quindi da TripAdvisor arrivare direttamente al tuo sito web. Sono scelte che vanno valutate di volta in volta. Sì, la mia è questa, non è detto che per una... Perché l'ha reso pubblico, certo, sì. Sì, dipende dall'obiettivo che uno vuole raggiungere. In questo caso lei ci è riuscita. Allora, come funziona? Se posso andare? Sì, ho un problema con la rete, giusto il metodo di questo dello schermo. Ok, vabbè, al limite magari iniziamo da... Mi dici quando e rinizio sulla slide successiva. Qual è il meccanismo che ha reso famoso Facebook? E poi dopo anche gli altri social network. Quello che avete visto anche nel video prima, il passaparola, che da word, da parola, diventa world, quindi nel mondo. Il passaparola diventa mondiale. Quindi quello che voi dite su un social, quello che voi dite su Facebook, diventa mondiale. Ma perché diventa mondiale? Perché c'è un meccanismo fondamentale che è alla base dei social ed è la fiducia. È la fiducia che noi abbiamo nei confronti delle persone che stanno dando quel tipo di messaggio. Ormai siamo portati a non credere più alle brochure, ai Deplian, quindi alla promozione tradizionale che veniva fatta prima. Adesso crediamo alle raccomandazioni che vengono definite peer-to-peer. Le raccomandazioni fatte da cliente a cliente, da consumatore a consumatore. Io consumatore, io prosumer, produco un contenuto riguardo a una destinazione, a un oggetto, a un prodotto, eccetera, e tu mi credi perché? Perché hai fiducia in me, perché sono un consumatore come te, perché l'ho usato e ti sto dando il mio giudizio. Non è l'azienda che mi dice usalo perché funziona bene, è un altro consumatore che l'ha usato. Ormai si fa questo, l'ho fatto anch'io, lo facciamo tutti. Pubblico un aggiornamento e dico, devo cambiare telefono. Sono indecisa fra l'iPhone, l'Android, Motorola, Moto X, eccetera, eccetera, eccetera. Me lo consigliate? Mi commentate per favore qua e mi dite qual è la vostra esperienza? Siamo rientrati, sì. Magari studiamolo per dopo. Mi stanno, no, perché si è collegato, mi stanno suggerendo di dire un paio di bischerate per poi fare una figuraccia mondiale. Quindi già li dico di mio, no? Magari dopo ce la studiamo bene. Quindi
stiamo, per chi magari ora ci sta ascoltando un attimo, abbiamo cominciato a parlare un po' di Facebook nel dettaglio e la dinamica che ha portato Facebook a diventare così famoso, diciamo così, tanto utilizzato, è appunto il passaparola. Perché noi crediamo che l'esperienza vissuta da un altro consumatore come noi sia più valida rispetto a un messaggio che ci può dare l'azienda, quindi un messaggio che comunque è veicolato da una necessità di business. Se io ti consiglio di comprare un telefono piuttosto che un altro è perché l'ho provato, ma non ci guadagno niente a dirtelo, no? È perché l'ho provato io. Quindi ci fidiamo di chi compie una certa azione. Il passaparola di Facebook è diventato famoso perché? Perché noi abbiamo bisogno di avere quella cerchia di amici. Ci sentiamo in qualche modo parte di una comunità, no? Ad avere quegli amici. E anche il poter dare un consiglio, una raccomandazione alla nostra cerchia di amici ci fa sentire parte di un gruppo, ci fa sentire anche più importanti, no? Quindi Facebook cosa fa? Porta la piazza online. Quello che noi si faceva prima, quello che noi possiamo fare oggi è chiacchierare, lo possiamo fare online. Quindi si crea una sorta di autorevolezza sociale che ci fa sentire parte appunto di un gruppo e nel quale si può parlare degli argomenti più disparati, non soltanto di argomenti relativi a, no, faccende commerciali. Ma si può parlare anche di Facebook stesso. Ora, questa è una cosa di cui si parla molto su Facebook e addirittura anche Facebook stesso, no? Ma ci dà la possibilità anche di vedere quello che fanno gli altri, quindi anche di soddisfare un po' la nostra curiosità nei confronti delle altre persone. E anche questo è un po', no? la fama di Facebook. Tante persone mi dicono, no, ma io a me cosa me ne importa di andare a vedere cosa fa, no? Il mio vicino di casa. Oppure, no, a me mi importa perché così vado a vedere cosa fa il mio ex con la nuova fidanzata. Quindi c'è un po' una sorta di voyeurismo, no, sociale, che mi porta anche a... Ma anche perché comunque Facebook ha una grossa componente ludica, no? Che è poi quella componente che noi dobbiamo tenere presente quando andiamo a fare del marketing. Dobbiamo e a produrre i nostri contenuti e a mandare il nostro messaggio. Cioè di non essere troppo spiccatamente e meramente commerciali. Perché noi stiamo andando ad interrompere un momento ludico su Facebook. Stiamo andando ad interrompere un momento in cui le persone sono in una piazza e stanno conversando con un gruppo di amici. Più o meno grande questo gruppo possa essere. Cosa fanno le persone quando si vanno ad iscrivere su Facebook? Qui ho visto qualcuno aveva solo il profilo Facebook, è vero? Ce l'avete più o meno tutti? Okay. E cosa si fa quando si comincia e ci si avvicina a Facebook, l'utente medio? Va a cercare le persone che conosce, va a cercare magari le persone che lavorano con lui, i colleghi di lavoro, va a cercare i parenti, no? I genitori vanno a cercare se ci sono i figli, vanno a vedere cosa fanno e viceversa, anche se con meno interesse effettivamente. Quindi Facebook ci aiuta a rimanere in contatto con le persone della nostra vita, questo è il motto, no? Poi in realtà allargando il concetto di questa cerchia, poi dopo andiamo a cercare anche tutte le altre persone, anche persone che non conosciamo. Magari andiamo ad un evento, conosciamo delle persone e Facebook è comodissimo perché ti permette di rimanere in contatto con questa persona e dici guarda cercami su Facebook, non c'è bisogno di darmi un indirizzo email, un numero di telefono, guarda sono su Facebook, mi trovi? Rimaniamo lì, rimaniamo in contatto. C'è anche una forma di eliminazione della formalità che c'è, no? fra le persone quando si incontrano anche fuori. Dopo si vanno a cercare tutte quelle persone appunto che possono essere interessanti per noi. Il messaggio quindi che viene diffuso su Facebook, qui vado veloce perché tanto ce l'avete già, insomma bene o male conoscete già come funziona, questo l'abbiamo un po' anche già accennato,
si propaga attraverso gli aggiornamenti di stato, le foto e l'iscrizione ai gruppi. Quindi sono tutti meccanismi che si possono compiere per agire, no? Compiere delle azioni su Facebook. Quindi condividiamo un qualcosa che ci dà anche una forma di ci regala una forma di autostima, perché riceviamo i like, no? Riceviamo i commenti, riceviamo degli apprezzamenti. Quando pubblichiamo una foto che magari a noi è piaciuta molto, siamo felici di ricevere like. Ieri ho pubblicato una foto di Santa Maria al Bagno che mi era piaciuta particolarmente, e il fatto che sia stata apprezzata comunque mi ha, no, mi ha dato una forma di appagamento, perché, no? Ho comunque pubblicato un contenuto che è stato apprezzato. Quindi Facebook fa molto leva su questo tipo di atteggiamento, no? Anche su questa debolezza umana che tutti noi un pochino abbiamo. E, quindi andiamo a vedere un pochino ora, velocemente, quali sono quelle azioni di marketing che noi possiamo compiere su Facebook per la nostra, per lavorare, per la nostra azienda. No, si può aprire la porta? E, quando, sì, quando pensate di compiere una certa azione su Facebook, dovete comunque pensare a quello che si diceva adesso, quindi al passaparola, quindi al fatto che questo messaggio che voi state andando a promuovere debba sfruttare, debba cavalcare il concetto e l'azione del passaparola. Una cosa dovete considerare, che Facebook non vi fa diventare dei supereroi. Facebook non ha la bacchetta magica. Non è che voi andate su Facebook, aprite una pagina, tre secondi dopo ricevete 6.000 like, 3.000 commenti e clienti in albergo e prodotti venduti. Va utilizzato con un certo criterio. Come si diceva prima, la prima azione di marketing quando si arriva su un social network è l'offline. Quindi è il mio prodotto Superman. È il mio prodotto che per prima cosa deve essere un prodotto ottimo, no? A quel punto Facebook mi aiuta e mi può aiutare a promuoverlo, quindi ad indurre la mia cerchia di amici e di più a poterlo promuovere per me e insieme a me, perché poi quello è l'obiettivo finale. Alcune un'altra obiezione che si può fare, che no, sono un'azione che andrebbe evitata, appunto, di non considerare Facebook come una piattaforma di e-commerce. Facebook non è eBay. Quindi su Facebook non dobbiamo andare a pubblicare soltanto le offerte del nostro sito o offerte dei nostri prodotti o foto dei nostri prodotti perché li vogliamo vendere. Per quello c'è eBay, ci sono altre piattaforme. Su Facebook si può parlare dei nostri prodotti. Possiamo cercare di coinvolgere le persone e di indurle appunto a passare la parola riguardo ai nostri prodotti. Poi questo meccanismo porterà le persone a conoscere il nostro prodotto e poi a eventualmente acquistarlo. Volevi dire qualcosa? O no? Visto che alzava la mano, non era per quello. Quindi dobbiamo cercare anche di capire se ci sono delle persone che su Facebook già stanno parlando di quello che noi vorremmo andare a promuovere. Ad esempio, se io parlo di viaggi, posso andare a cercare chi è che sta già parlando di viaggio. Ci ricolleghiamo, no, a quello che si diceva prima, all'ascolto e alla ricerca. Anche ultimamente su Facebook hanno introdotto gli hashtag, quindi la ricerca tramite hashtag. Quindi si può andare a cercare un argomento e si può vedere chi è che sta parlando di quell'argomento su Facebook. Vedete che le azioni da fare, bene o male, sono sempre le stesse, no? Non è difficile. È un meccanismo che può essere ripetuto, no? Sia sui motori di ricerca che sui social network.
la ricerca iniziale. In questo caso io lavoro nel turismo, quindi vado a vedere quali sono le persone che sono interessate ai viaggi, no? Quindi al travel. In questo caso trovo una pagina che vanta 17 milioni di utenti, quindi 17 milioni di persone che hanno dichiarato apertamente di apprezzare quel tipo di contenuto. Quindi posso andare io su Facebook a parlare di travel, di viaggio, di turismo? Beh, direi di sì, direi proprio di sì. La stessa ricerca può essere fatta su tutti gli altri servizi e prodotti. Come andiamo quindi a comunicare su Facebook? La comunicazione che noi andiamo ad attuare su Facebook è la stessa identica che noi potremmo attuare normalmente. Se noi andiamo da un nostro amico e gli diciamo: compra questo telefono perché funziona benissimo, l'ho usato, il nostro amico potrebbe essere indotto a farlo. Se noi parliamo come una pubblicità, no? Cioè, se andiamo da uno e fa: Activia, l'ho mangiato e la mia pancia sorride, cioè il vostro amico dica: ma sei scemo? Quindi perché dovete farlo lì? Non lo direste mai a un vostro amico, no? Allora, no? Meglio andare a parlare come parleremmo normalmente tutti i giorni. Non dobbiamo modificare anzi, non soltanto lo dobbiamo modificare, ma ci dà anche la possibilità di essere un po' meno formali, no? C'è un elemento che definisce esattamente la comunicazione che avviene su Facebook, ed è l'effetto megafono, ed è quell'effetto che rende il nostro messaggio permanente, diciamo, e più visibile su Facebook, che è l'effetto megafono, appunto, che si divide, che ha tre, diciamo, caratteristiche principali, si divide su tre, diciamo, spazi di azione principale, che sono lo spazio, il tempo e l'interazione. Sono tre elementi che fanno sì che il messaggio su Facebook si propaghi e si possa propagare in maniera più efficace. Il primo è lo spazio, che è quello che dicevamo prima. Possiamo riuscire a condividere il nostro messaggio con un numero sempre maggiore di persone. Io oggi posso parlare solo con voi. Su Facebook, se postassi magari un video, no, di una mia conversazione, potrei raggiungere milioni di persone. Quindi non si riduce soltanto a un piccolo gruppo. Quindi lo spazio viene amplificato attraverso questo meccanismo. Il secondo è il tempo, perché il vostro contenuto, non so se avete fatto caso prima al video, vi diceva il vostro marketing sarà ancora online fra 5 anni, le vostre azioni, il vostro contenuto. No? Esatto. Quindi tutto quello che voi fate oggi permarrà sul web, permarrà, no? Sui social, sarà ancora ritrovabile e ritrovato. A differenza di quello che io posso dire a voi oggi, uscite, sì, ve lo potete scrivere, potete fare, però è comunque una cosa che rimane a voi. Quindi anche in questo caso il tempo è dilatato. E l'interazione, perché? Perché io attraverso gli strumenti di Facebook posso interagire con le altre persone. Posso commentare, posso condividere, posso mettere il mi piace, quindi posso apprezzare il contenuto di queste persone. E la comunicazione in questo caso, come dicevamo, è su due direzioni. Quindi io parlo con voi, voi parlate con me, l'azienda parla con me e io parlo con diverse persone. Non è più una comunicazione unidirezionale che avevamo prima, quando l'azienda ci diceva: la mia pancia sorride perché mangio lo yogurt. Quindi arriviamo a capire che la cosa principale che deve essere fatta sui social e che può essere fatta sui social è proprio quella, cioè l'interazione con gli altri utenti, l'interazione di una azienda e di un brand con gli utenti. L'interazione su Facebook può essere di due tipi. Sicuramente molti di voi avranno usato e staranno usando le applicazioni tipo Spotify o i giochi. Nel momento in cui io utilizzo e commento o condivido
un certo tipo di contenuto, decido di condividere volontariamente direttamente quel contenuto con voi. Quindi ho un'interazione consapevole con voi. Posto un link, pubblico una foto, pubblico anche, condivido una pagina di un'altra azienda con voi. In modo però inconsapevole, sicuramente l'avrete visto, Facebook mi comunica anche tutte le azioni che fate voi. Quindi voi venite a conoscenza di azioni che io ho compiuto senza che io direttamente ve lo comunichi. Ad esempio, quando io metto il like su una pagina e Facebook ogni tanto ve lo ripropina in timeline, nella home, e vi dice: Marianna ha cliccato mi piace su questa determinata pagina, Marianna ha messo il like su questo commento, Marianna sta ascoltando musica su Spotify. Quindi io posso sia condividere un brano con voi consapevolmente, che Facebook dice a voi che io invece sto ascoltando quel brano, senza che io abbia deciso di condividerlo effettivamente. Quindi ci sono due tipi di azioni differenti. E questo cosa mi riporta? Tutto questo a cosa mi riporta? Mi riporta a quello che viene definita la riprova sociale. Quindi tutte quelle azioni che io faccio, che io condivido, mi portano ad avere la propagazione del mio contenuto all'interno di questa piattaforma. Tutti gli strumenti che Facebook utilizza fanno leva su questo, sulla riprova sociale, quindi sulla fiducia che io ho in altri utenti e sulla spinta che questi utenti danno a me compiendo una certa azione. Io vedo che la compiono loro e quindi sono portato a compierla anche io. No? Quindi il passaparola si propaga anche attraverso questo tipo di comunicazione. E lo strumento della riprova sociale qual è? Quello che dicevamo ora. Il like, il commento. Posso mettere il like su una pagina fan, una pagina business, quelle che sono nate come si chiamavano pagine fan, no? Continuiamo a chiamarle le pagine. Posso mettere il mi piace su contenuti che sono interni a Facebook, ma non soltanto, perché ormai molti siti hanno il bottone mi piace su contenuti esterni, no? Quindi siti sul mio sito, posso mettere il bottone like, posso indurre le persone a condividere il mio sito. Quindi posso cercare di far propagare il mio messaggio attraverso altre persone, quindi loro lo fanno, non sono io che mi promuovo direttamente, ma mi promuovo attraverso l'apprezzamento che altre persone hanno dato del mio brand, della mia destinazione o del mio prodotto. Quindi non sono io che mi promuovo direttamente, ma è il cliente che va in giro e mi cerca. Quindi se io ci sono, mi faccio trovare, ho più possibilità poi di intercettare quel dato cliente. Che cosa cercano quando vanno a cercare le aziende? Perché sono portati a cliccare mi piace? Lo dicevamo all'inizio. Perché cercano delle promozioni, cercano dei contenuti esclusivi, ma non soltanto su Facebook, ma anche su altri network, dopo lo vediamo. Cercano di sapere e di avere maggiori informazioni riguardo alle politiche di quell'azienda. Ultimamente stanno andando c'è molto interesse nei confronti delle politiche green, no? Quindi dell'economia verde, quindi di capire se una determinata azienda ha o meno adottato delle politiche in termini, no, di salvaguardia dell'ambiente, ma molto soprattutto anche per divertirsi, anche per capire, no, per continuare questo momento di svago che è la nostra navigazione su Facebook. E avere ovviamente anche notizie, come abbiamo detto, su promozioni e su cose che possiamo, informazioni che potremmo avere e potremmo avere soltanto da quell'azienda. Prima di cominciare utilizzare Facebook in maniera in direzione, diciamo, di promozione del proprio business, è bene avere alcuni obiettivi e capire quali sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire iscrivendoci a Facebook e utilizzandolo per la nostra azienda. Possiamo racchiuderli in questa definizione. Smart. Quindi i nostri obiettivi devono essere obiettivi specifici,
Cosa voglio fare quando io apro una pagina Facebook? Voglio soltanto iniziare un discorso con loro? Voglio acquisire nuovi clienti? Me lo dicevate anche voi prima. Io voglio, sì, parlare con i miei clienti, ma io voglio anche acquisirne di nuovi. Voglio che mi trovino. E quindi voglio anche poter lavorare, poter avere più clienti. Però voglio anche mantenere i clienti che, che ho già acquisito, no? Con altri, in altre occasioni. Gli obiettivi devono essere misurabili, quindi devo cercare di darmi delle finalità che poi posso misurare. Posso dire anche voglio avere nuovi clienti dal Brasile. Benissimo, cerchiamo di fare in modo che questa mia ricerca dei nuovi clienti sul Brasile mi permetta di avere un report, no, di quello che io sono riuscita a fare, dei clienti nuovi che sono riuscita a portare. Ovviamente devono essere anche degli obiettivi accessibili. Posso anche prefiggermi di guadagnare 6 milioni in un mese, però insomma la vedo un pochino difficile, quindi devo cercare di avere degli obiettivi che mi gratifichino anche, che mi diano anche la spinta di dire ci sono arrivato, posso darmi adesso un obiettivo ancora maggiore, no? Quindi per avere anche uno stimolo a continuare. Stesso concetto, l'obiettivo realistico. Ho i mezzi per poterlo realizzare? Ho il tempo e le persone per poterlo realizzare? Sono tutte domande che ci dobbiamo porre. E a questo punto profilare anche il nostro cliente. Nel momento in cui abbiamo deciso quali sono gli obiettivi che noi vogliamo realizzare, andiamo anche su Facebook, come abbiamo fatto con gli altri, con il web o comunque come possiamo fare anche con gli altri social network, ad ascoltare i nostri clienti. Quindi posso fare la stessa cosa che ho fatto prima. Vado su Facebook, ora vediamo anche come, e vado a cercare quali sono le persone che parlano del nostro prodotto, che parlano della nostra destinazione, e cercare anche di capire quale sia al momento la realtà effettiva di quello che c'è, delle proposte che ci sono adesso su Facebook. Allora io posso all'interno di Facebook andarmi a cercare pagine, profili, persone che già stanno parlando del mio settore. In questo caso io sono andata a cercare gli hotel a Lecce. Avete già fatto qualche ricerca sicuramente su Facebook, no? Nella casella di ricerca in alto. Potete andare a cercare le pagine, le persone, i luoghi, i gruppi, le applicazioni. Quindi potete cercare l'argomento che più vi interessa. In questo caso mi ha restituito tutti gli hotel che ci sono a Lecce, quindi io se volessi intraprendere un'azione, no, di hotel marketing, potrei andare a cercare quali sono quelli che potrebbero essere i miei competitor su Facebook, e quindi vado a cercarmi, vado a guardare tutte quelle realtà che già esistono. Trovo alcuni hotel che hanno un profilo personale, ad esempio, quindi già da questo posso capire chi è che sta lavorando in maniera corretta e chi no. Mi uccideranno quei due hotel della lista che hanno un profilo personale. Restituisce come semantica, diciamo, quelli che sono più affini. Quindi lui te li restituisce. In questo caso io ho messo in alto tutti i risultati, quindi lui mi restituisce sia le pagine, che i profili, che i gruppi eventuali. Se invece vogliamo affinare la ricerca e andare a cercare ad esempio solo sulle pagine, vedi lì a sinistra nel menu, solo sulle pagine lui mi dice gli hotel di Lecce, soltanto le pagine business, diciamo, no? Le pagine, quegli hotel che già stanno lavorando su questa piattaforma. Mi restituisce anche le pagine. Se io cerco, faccio la ricerca ancora più in senso più ampio, turismo Lecce, quindi non mi dà soltanto gli hotel, ma mi dà anche altre realtà che lavorano e che sono indicizzate nel motore interno come sotto turismo Lecce.
mi dà i luoghi, quindi posso già reperire tantissime informazioni, perché sapete che su Facebook si può fare il check-in. Quando voi andate in un certo luogo, dal vostro smartphone potete comunicare ai vostri amici che siete in un determinato luogo, fate il check-in in quel posto e Facebook sul vostro diario e sulla timeline dei vostri amici dirà: Mario Rossi è al centro culturale in via, non me la ricordo, aiuto, ero partita spedita sulla via, perché l'ho letta prima, ora non me la ricordo. Quindi ci sono tantissime informazioni che noi possiamo andare a reperire prima di andare a postare il nostro contenuto e a parlare. Quindi prima ascoltiamo, prima andiamo a fare queste ricerche. Ad esempio, ho ricercato appunto sui luoghi, quindi sui luoghi dove è possibile fare questo check-in, perché sono attività che sono state registrate inizialmente come luogo. Ad esempio, questo hotel, Art Hotel e Park, se io vado sopra questo, mi restituisce la pagina e io vedo che lui, ad esempio, sta comunque perdendo un'occasione. Perché? Perché comunque ci sono 129 persone che hanno già cliccato mi piace su questa pagina e lui non lo sa probabilmente perché non la sta gestendo, non c'è foto, non c'è niente. E addirittura 1301 persone hanno già fatto il check-in qui, quindi 1301 persone sono già andate lì in quell'hotel, hanno fatto il check-in, è tantissimo, cioè io anche sul mio...